ancora la Juventus, prova a transitare, va ancora la formazione bianconera, grande rivia che dice la conclusione, Sepe, grande parata su Miretti. Punta la porta il numero 30, Mazzocchi ancora, vuole calciare in porta, Mazzocchi, attenzione, Mazzocchi! La palla in rete, il vantaggio della Salernitana con il gol di Antonio Candreva, 18° minuto sul cronometro, cross di Mazzocchi, gol di Candreva, siamo sotto 1-0. Di appunta la porta, in mezzo c'è Piontek, eccolo qua, Piontek! Deviazione, palla fuori, cercano e chiedono un fallo di mano i giocatori della Salernitana. Ho visto, dice il direttore di gara. Presa la decisione Marcenaro, calcio di rigore per la Salernitana, parte il tiro di Piontek, la palla in rete, il raddoppio della Salernitana con Christoph Piontek, 50° minuto nel corso del primo tempo, Juventus 0, Salernitana 2, ha segnato Piontek su calcio di rigore. Koulibaly ancora, arriva Kostic al traversone in mezzo, attenzione, colpo di testa, la rete, ha segnato la Juventus, ha segnato il 51°, Gleison Bremer riapre la partita, bravo Kostic ad andare a prendersela, terzo assist consecutivo tra campionato e Champions League, grandissimo stacco di Bremer, 12° gol in campionato totale, 11 con il Torino, 1 con la Juventus, siamo tornati in corsa, 1-2. Fagioni ancora sulla corsa a cercare Vlahovic, buona idea questa, Vlahovic, punta Fazio, Vlahovic, la parata di Sepe, calcio d'angolo, ci ha provato Dusan Vlahovic, Sule vuole trovare lo spazio, Sule per Milik, palla alta di pochissimo, va Cuadrado ancora, Cuadrado finta contro finta, ancora Cuadrado, palla che rimane lì dietro, Alessandro, attenzione, calcio di rigore per la Juventus, bravissimo Alessandro ad andare a prendersi il penalty, il rigore è netto. Il tiro di Bonucci, la parata di Sepe, poi Bonucci, il pareggio della Juventus, Leo sbaglia il rigore, ma non sbaglia la ribattuta, 2-2, Leonardo Bonucci, rigore parato da Sepe, poi Bonucci con il mancino, fa infilarla in porta, 2-2, e adesso bisogna provarci, vero, manca pochissimo, ma bisogna provarci, 2 minuti al termine del match, Cuadrado. Dalla bandierina, attraverso di mezzo sul primo palo, di testa la rete, ha segnato la Juventus, ha segnato Milik, va al VAR a capire che cosa è successo, ricordiamo la questione è il possibile fuorigioco di Bonucci, vediamo la decisione dell'arbitro, check, fuorigioco. Finisce qui la partita all'Allianz Stadium di Torino, Juventus e Salernitana si dividono la posta in palio, termina 2-2, una gara letteralmente incredibile,